Buonasera, buonasera, bentornati a Tutto Campo, un bellissimo sfondo colorato alle mie spalle oggi perché parliamo di arte, parliamo di un artista che si sta facendo strada nel panorama musicale, una nostra concittadina, anche se in realtà è nata a Narni e lei ci tiene molto a dirlo, la presento subito in studio, il nome non sarà nuovo a tutti, Marichela, buonasera Ciao a Marichela, tutti. ciao. Nome bellissimo, particolare, Molto il tuo vero particolare. Il nome. mio vero nome di battesimo, esatto. Marichela è una cantante che sta lanciando questo CD, il suo CD dal titolo Samurai, che uscirà quest'estate. È già però su YouTube il suo singolo che ha lo stesso nome, si chiama Samurai, un video che è molto bello, anche molto particolare, raffinato, lo vedremo nel corso del programma. E Marichela, diciamo che questo sfondo che abbiamo messo evoca un po', no? Le Evoca atmosfere di senza dubbio, Samurai, eh? certo, di questo videoclip. Allora, parliamo di Samurai, diciamo il videoclip. Allora, il videoclip nasce innanzitutto con una collaborazione di un artista a cui ormai mi sono affezionata tantissimo, che si chiama Martino Prendini. Lui è un ragazzo di Rovigo e l'ho conosciuto tramite Instagram, può sembrare strano, ma in realtà è così. Trovando, diciamo, i suoi lavori per Instagram mi sono appassionata e ho cominciato un po' a tampinarlo chiedendogli informazioni su come lavorava. Ho intuito e poi lui mi ha confermato che semplicemente rielaborava su riprese effettivamente fatte con la camera, effetti grafici sia a mano che con computer, quindi digitalizzati. E ovviamente è scattata la mia richiesta: facciamo una collaborazione, che ne pensi di fare un videoclip? E lui molto sinceramente mi ha detto: guarda, fammi sentire il pezzo, se mi piace non ci stanno problemi. Gli è piaciuto e Per quindi fortuna hai è fatto andata una bella canzone, l'hai bene. convinto. È andata No, bene, ci stai facendo sì. venire voglia di vederlo, però voglio un pochino ancora tirarla Entrare. là, voglio nutrire Certo, un po' la curiosità. No, il video è molto particolare, c'è una tecnica molto sofisticata, è diciamo un fumetto certo. animato Esatto, è che, un'animazione. no, dove sei protagonista comunque, perché c'è il Esatto. tuo, cioè ci sei te Ci in sono io, pratica. ci sono io effettivamente ripresa. Senti, hai detto che chiaramente hai dovuto convincere Martino, no, attraverso la tua musica, l'avrai immagino stalkerizzato un pochino, però l'hai convinto con la musica. Musicalmente parlando, ecco, Marichela, che genere di Ok, musica fa? questa è una bella domanda. La Allora, classica, proprio la prima, la BC. Certo. Allora, io diciamo la musica che faccio la possiamo definire musica elettronica, in quanto per lo più io mi faccio i beat e quindi le basi a livello digitale con i programmi che uso e utilizzo Logic e Pro Tools. Infatti, una mia particolarità è proprio che io non solo canto sulle mie canzoni e scrivo le mie canzoni, ma le produco anche, quindi è abbastanza intrigata come cosa. E elettronica perché comprende un po' tutto quanto la cerchia del genere. In realtà faccio un po' di dub, un po' di crossover, diciamo che contamino di tutti i generi che ho studiato durante la mia formazione, quello che poi diventa la mia musica, insomma. In pratica, testi, musica, mix, Master. master, praticamente fai tutto tu, ci manca solo che fai le stampe del CD No, in le maniera stampe pratica, no, quello per no, però fortuna ci penserà qualcun senti, com'è altro. iniziato, come ti sei avvicinato alla musica? Io lo so, perché l'hai raccontato anche a Giorgio Brighi, ospite di Radio Sì, a Radio Galileo Galileo, esatto. qualche mattina fa, e inizi in tenera età, Sì. forse c'è pure in rete qualcosina, non siamo andati a ritrovarlo. A 5 anni Marichela ha partecipato a quello che è il festival, diciamo, la rassegna musicale più importante per i bambini di quell'età, che conosciamo tutti, Lo lo zecchino Zecchino d'oro. d'Oro. Uno dice, Già. chissà che background musicale avrà avuto Marichela, magari no, dalla famiglia, da qualche parente, no. Da sola, No, sì. quindi evidentemente c'è questa passione della musica che a un certo punto, già in tenera età, a 5 anni addirittura, ha iniziato
a brillare dentro di te. Sì. Che ricordo hai di quella prima esperienza, di questa tua prima, chiamiamola esibizione, sì, prestigiosa? Sì, è stata perché, un'esibizione, insomma... a tutti gli effetti, con tanto di pubblico e quant'altro. Ma allora, la cosa nasce da mia madre, che semplicemente dentro casa cominciava a sentire questa bimba che cantava Michael Jackson tendenzialmente, ed era molto intonata, per cui è la mamma che è venuta la cosa di dire dai, proviamo a fare il canto. E alle selezioni dello Zecchino d'Oro ovviamente non ho vinto, sono arrivata solo alle finali, di cui sì, ho anche materiale che però tengo da parte, tengo giusto. Nascosto. Beh, troveremo il modo di invitarti nuovamente per magari far vedere. Sì, magari ci facciamo una risata, perché io ho un ricordo molto, molto bello, per quanto insomma infantile, della performance. Le performance in sé sono andate tutte abbastanza bene, se non fosse che l'ultima, quella della finale, ho un ricordo proprio vivido, perché dormivo fra le braccia di mia madre quando mi chiamarono la sera, era tardi, ero piccola, avevo 5 anni, e nel mezzo della canzone, la parte strumentale, ho sbuffato sul microfono perché ero stanca. Era una certa, insomma, chiaro. Avevo sonno, e c'è anche questa di ripresa in giro da qualche parte, per cui... Senti, però nasce lì evidentemente sì. Una passione che poi hai deciso coraggiosamente di portare avanti in maniera... Coraggiosamente, no, è giusto, ti piace samurai, questo termine? Sì, molto, molto. Ecco, che ci rivedi nel samurai, nella figura del samurai? Nella figura del samurai rivedo un po' la mia figura artistica, nel senso che, diciamo, non è facile fare musica nel mondo in generale, diciamo, in Italia... diciamo ci sono dei cavilli anche molto più particolari, per cui non avendo avuto mai chissà quali risorse per poter andare da un'etichetta, farmi produrre il CD e tutto quanto, ho investito, diciamo, tutti i soldi e le risorse che avevo, tempo e quant'altro, nel coltivare in me quella potenzialità di poter fare un brano che magari non sarà a livello della Sony o delle etichette più grandi nel mondo, ma di sicuro offre una qualifica, se non altro qualcosa da poter ascoltare, sentire e capire rispetto a me stessa, per cui il samurai non è altro che il mio personaggio che lungo il tempo si è affrontato con i propri mostri e con quelli, insomma, un po' della realtà nel panorama artistico, diciamo, generale, in cui comunque fare l'artista oggi non è una stupidaggine, diciamo. Okay. È una missione quasi. È una missione, sì, esatto. E ci vuole coraggio. Allora direi che ci possiamo andare a ascoltare e a vedere soprattutto il video di Marighella. Lo trovate su YouTube, andate a cercare Marighella Samurai, ve lo facciamo vedere chiaramente, e invito a tutti quanti a vederlo a casa, perché è davvero, davvero molto bello da vedere e da ascoltare. Allora prego Alberto Francioli in regia di metterci in onda il video del singolo di Marighella dal titolo Samurai, che anticipa il CD omonimo, giusto? Che si chiamerà Samurai, lo stesso, esatto. Modo. Prego. Dai, ti senti perso nel mondo e vai
lungo una strada e senza una meta. E non lo sai cos'è che fai, tu carichi di peso e poi non ce la fai. Soltanto bisogno e pronto crescerà. Vorrei riuscire a un momento a fermare nel tempo tutto questo via vai. Martino, l'abbiamo visto, il ragazzo che ha avuto, no, il merito di mettere in, per immagine, diciamo così, per raccontare a livello visivo la canzone Samurai di Marighella, in cui, l'avrete visto, insomma, come fossero due me. Un emisfero nord e un emisfero sud, esatto, diciamo. Ci sono, ci incontrano. Sono. Però non sei del segno dei gemelli, mi dicevi no. Prima, avrei giurato, chissà perché, e invece no. Però c'è una parte reale, una parte onirica, sì, alla fine si incontrano. Sì, esatto, l'obiettivo finale insomma è quello. Vabbè, innanzitutto ci tengo a dire che Martino, nonostante abbia fatto le riprese in 3 giorni, ha poi rielaborato in effetti un prodotto che parla di me, ha catturato proprio l'essenza, tra virgolette, di quello che sono io proprio come persona, a prescindere artisticamente o meno. E sì, sono la parte reale, concreta, quella che deve, diciamo, no, tutti i giorni venire a patto con la quotidianità, e la parte artistica, quindi quella sognatrice, quella onirica, che ovviamente cercano di unirsi perché non sono altro che la stessa persona e creare appunto un obiettivo comune che può semplificarsi anche solo nel lo stare bene, ovviamente, non... che è la cosa più importante. Esatto, ogni esatto. Giorno, beh, la musica è un ottimo strumento, esatto, no, per sfogare e anche trovare la propria strada. Senti, come rispondi a chi ti dice, chi ti, no, si spiegano sempre i paragoni a livello musicale. Adesso io potrei star qui a dire che mi ricorda un po' Levante, mi ricorda un po' Meg dei 99 Posse. Sì, no, a me piace dire che Marighella c'ha uno stile unico, chiaramente. Però ci sarà qualche artista che mi ha un po'... che ti piace, voglio dire, no? Tantissimi, io dico sempre la buona musica è... cioè, purché sia buona musica, tutta la musica è buona. Quindi in realtà i generi un po' tutti li ascolto. E sì, quasi tutti mi hanno detto assomigli molto a Meg, non è volontaria la cosa, è solo una natura mia. E in particolare su questo pezzo ovviamente emerge, forse perché è dub, forse perché richiama un po' quelle sonorità. In verità sono stata ispirata relativamente da lei, però mi piace molto e mi piace anche molto Levante, sicuramente ci trova delle... Ecco, pensavo di aver fatto una gaffa delle... perché... No, cioè, lei è anche molto brava, assolutamente, tanto di rispetto e soprattutto per quello che fa, insomma, e come lo fa è molto carina. Però no, diciamo, le ispirazioni massime, io diciamo sono cresciuta da piccolina con Elisa, poi ho conosciuto gli Scancanensi e quindi cercavo quella vocalità, se
parliamo di canto. Superata, diciamo, entrata nella fase dell'adolescenza, invece ho aperto proprio le porte alla musica, ho iniziato a sentire dal rock al jazz, qualsiasi forma, per cui in realtà il mio studio, possiamo dare il merito agli insegnanti che mi hanno seguito nell'arco della mia età, sicuramente è più un merito loro che altro. Hai studiato molto, ovviamente. Ho studiato molto, per lo più non si improvvisa niente. No, no, assolutamente. Diciamo, come autodidatta suono l'ukulele. E... ecco, adesso ce l'hai svelato, però no. Ah, sì, cioè, suono l'ukulele. Dopo la pubblicità Marichela ci fa una sorpresa, eh? Una piccola sorpresa. E, no, nel canto, diciamo, ho seguito diverse scuole. E principalmente, diciamo, quella che più sicuramente mi ha formata è stata un'insegnante in particolare, che è Cinzia Spata, che è l'ex insegnante della cattedra di canto jazz del Conservatorio di Frosinone, che adesso è a New York e vive lì e suona lì e la sa. Quindi anche un'impronta assolutamente. Beh, diciamo che il jazz ti insegna a fare qualsiasi genere. Oggi però la tecnologia, dicevi, no? Mixer, sì. Master, comunque parliamo di musica elettronica, sì. È uno strumento che aiuta evidentemente anche a trovare una dimensione, diciamo, contemporanea sulla base chiaramente di, certo, insomma, una base solida come può essere la musica jazz, che credo, certo, che sia l'architrave, tecnica, sì. Lo dico, certo, da profano, e chiedo scusa a tutti coloro che magari possono no. sentirsi colpiti da queste mie parole, no? Ecco, però dicevo, l'approdo, sì, alla musica elettronica poi come, diciamo, come avviene? Per quello che riguarda me, sicuramente viene di supporto a tutto quello che da sola non riesco a fare, perché io suono tre strumenti principalmente, sono appunto l'ukulele, il sassofono e la tastiera. Non sono né pianista, né ukulelista, né sassofonista, magari col tempo diventerò, ma in realtà sono più brava come cantante, ma il digitale, il mondo digitale, per esempio tramite la tastiera, mi consente di creare la linea di basso, la batteria e tutte le parti strumentali che mi occorrono e che altrimenti non potrei suonare da sola. Per cui sì, diciamo, è di sicuro un ottimo supporto, ma soprattutto è un po' l'era del digitale, questo, direi, no? Oserei dire, per cui... Secondo te un aiuto, la tecnologia, un limite, come va usata? Cioè, può, nel senso, molto dicono che c'è una livella, no? Cioè, nel senso, attraverso, anche per quello che riguarda la musica, sì, trap, sì, 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 di fatto, insomma, la bravura, la tecnica... viene molto aiutata, diciamo così. Sì, tu dici, esatto, tu dici, io suono sassofono, suono l'ukulele, suono la tastiera, così come dire salgo un ascensore, scendo le scale, no, vabbè, tre strumenti molto diversi, un affiato, sì, uno strumento a corde e appunto la tastiera, che è un altro tipo di strumento. Sì. La tecnologia come va utilizzata, secondo te? Allora, la tecnologia secondo me ha i suoi pro e i suoi contro, come qualsiasi cosa. Laddove sicuramente è un supporto, allo stesso modo, diciamo, ha aperto la strada a tanti artistoidi che dal nulla si sono sentiti musicisti o tutta una serie di cose. Ovviamente il panorama degli artisti si è allargato in una maniera spropositata. Oggi chiunque può fare musica grazie agli strumenti digitali, che è un bene, ma ha anche i suoi contro, no? Nel senso, valutando da musicista professionista che va a cercare le serate qua e là, ovviamente ti capita anche spesso di incontrare magari persone che hanno studiato meno di te, hanno investito meno tempo, hanno investito meno risorse, che però tra virgolette hanno più successo, hanno più, sai, poi si va a toccare dei tasti tanto particolari. Assolutamente. Quindi quanto è difficile per un artista, non dico a Terni perché poi sembra che siamo in una sorta di buco nero, a Terni, in alla generale, fine. No, emergere, no? Fare di questa passione un lavoro, perché chi è, sì, una professionista, quindi l'ambizione è quella proprio di, certo, no? Di, oltre ad avere una soddisfazione personale, è proprio quella di viverci, insomma, come si, beh, dice in gergo. Quali sono le difficoltà, pure in un panorama come quello dell'Arno, che è ricco d'artisti, magari mancano, rettissimo, più che altro alcuni luoghi, mancano le strutture, ma c'è tanta gente. A proposito, fammi fare i complimenti al mio amico Mauro Antonelli, certo, che è andato a fare questo talent All Together Now, spopolando. C'è un'altra ragazza, mi sembra Martina Maggi Ternana, che ha avuto, sì, un grandissimo successo, insomma. Poi voglio parlare un po' anche dei talent con Marichela, però questo come lo, no, metto da parte. Ecco, emergere in una città come Terni, che è ricca di artisti, è ricca di arte, magari però
andrebbe un pochino aiutata questa arte. Allora, secondo me Eterni ha visto dei momenti in realtà d'oro per la musica, no? Perché c'è stato sempre un gran movimento, sia a livello proprio di musicisti ternani, cioè Eterni è piena di fenomeni, tra virgolette, no? E sì, ha avuto delle belle manifestazioni, delle belle, aveva del bel movimento. A oggi il problema di Terni, da musicista parlo, quindi da profana, sicuramente quello che dici te, ma cominciano a mancare le strutture, l'accessibilità anche a determinati canali che un artista può sfruttare semplicemente per promuoversi, per pubblicizzarsi, per insomma, per creare situazioni di, come si dice, di unione, ok? A oggi stanno chiudendo molte strutture come centri sociali, come posti che prima invece ci si incontrava lì proprio per suonare, per creare, per fare, per dire, per tutta una e serie di cose. E questo è un cose. Altro ottimo motivo per continuare l'esperienza di questi luoghi che sono intanto d'aggregazione per esatto. tanti ragazzi e soprattutto anche un luogo di crescita dal punto di vista artistico per i musicisti, perché si parla sempre, no? Volta anche in maniera un po' strumentale di quello che rappresentano questi posti, chissà quale. Sì, esatto, sì, e non si parla mai tutto del, oggi, ecco, no? Non si parla mai dell'apporto che danno anche e soprattutto alla cultura, grazie ad artisti che poi sì. si vanno ad esibire, voglio sì, dire, no? Sì, ecco. Esatto. Bene, io direi ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità perché ho fatto parlare molto Marichella, ma adesso la farò suonare, la farò cantare soprattutto. Dopo la pubblicità torniamo a tutto campo con Marichella. Eccoci, siamo tornati, siamo qui, si parlava, si discuteva, centri giovanili, centri sociali, luoghi sì, sì. Dove potersi esibire. Insomma, speriamo che qualcosa cambi in meglio, chiaramente, per quello che riguarda i luoghi d'aggregazione. Insomma, sappiamo che la politica dell'amministrazione, senza addentrarci poi in discorsi che non ci compete, assolutamente. Ci dicono che siamo strumentali, assolutamente. No, anzi. Qui è un discorso che... per parlare, pur parlare. Pur parlare. Discorso chiaramente apartitico, esatto. Non apolitico, perché poi alla fine comunque l'arte... Dire qualcosa è sempre bello, è sempre esatto. importante e è sempre scomodo forse, quindi sì, potersi sì, esatto. esprimere. Se questa città vuole crescere deve anche dare modo agli artisti, ne abbiamo ospitati tanti, ci occupiamo quasi sempre di sport, ma a volte ci è capitato di parlare di musica e i tanti artisti che sono venuti ospiti nelle nostre trasmissioni hanno tutti detto la stessa cosa, ovvero che Terni è una città davvero dove c'è una grande cultura musicale, dove ci sono tantissimi talenti, bisognerebbe cercare di dargli una mano a questi ragazzi, a queste ragazze, offrendo dei luoghi intanto d'aggregazione, ma anche di luoghi in cui dove potersi esprimere, perché poi certo. cantare davanti a un pubblico, Marichella, è la cosa migliore, non è meglio cantare a casa, è meglio davanti a un pubblico. Certo. Oh, chiaramente Marichella è anche sui social, chi certo. volesse sapere dove ti esibisci, quando, come e perché, come fa a scoprire? Basta che divento mio follower . E diciamo i miei social principali sono Facebook ovviamente, Instagram e nonché il canale YouTube appunto dove si trovano alcuni brani e ovviamente la pagina dove sarà poi pubblicato anche l'album e SoundCloud se intanto qualcuno si vuole andare a sentire qualcosa, insomma più o meno i canali principali che utilizzano gli artisti oggi. Assolutamente. E poi ti voglio fare la domanda sui talent, cosa ne pensi? Ma prima, ci hai portato l'ukulele. Certo. Uno strumento, facciamo vedere, eccolo qua, di una poetica, beh, a me ricorda molto Rino Gaetano, un artista che sono sì. molto legato. E Marichella, che ci fai sentire? Intanto spieghiamo che strumento è l'ukulele. Allora, questo esatto è un ukulele, uno strumento a quattro corde, quindi è simile a una chitarra o a un banjo, con corde minori sia per la chitarra sia per il banjo, e molto molto bello. Questo è un ukulele soprano, quindi uno dagli armonici più alti, diciamo così, nella scala dei suoni ovviamente. E io l'ho conosciuto per gioco, l'avevo regalato, pensa, a un mio fidanzato, non l'ha mai toccato, ci giocavo io.
E quando l'hai lasciato te lo sei ripreso? No, l'ho ripreso nel durante, nel senso lui non lo usava, io ho cominciato a capire che non era solo un giocattolo, ma era uno strumento a tutti gli effetti e mi sono innamorata, ho scoperto gli accordi, ho detto che è bellissimo, fantastico. Poi è proporzionato rispetto a me, quindi ma sempre... No, è una, sembra una chitarra, ma in realtà gli accordi sono diversi. Sì, allora ci sono diversi metodi. Il metodo che utilizzo io ha accordi completamente diversi. Il metodo principale che si usa nel mondo in realtà è molto simile alle posizioni delle ultime quattro corde della chitarra, per cui chi è chitarrista un pochino potrebbe saperci mettere le mani, diciamo così, però è un altro strumento, senza dubbio. Sì. Strimbello la chitarra, ma su questo sospendo il giudizio, lascio a te... che ci fai sentire, Maria? Vi faccio sentire un pezzo che ho scritto ormai diversi anni fa, che si chiama Love is the Order, e in inglese, perché abbiamo sentito un pezzo in italiano, vi facciamo sentire anche uno in inglese. Ukulele e voce nel CD sarà presente e sarò accompagnata nel CD da un percussionista che forse conoscete, che è di Terni, si chiama Tiziano Tetro. Assolutamente. Quindi lo salutiamo e chiunque non è potuto essere qua, però... Tiziano Tetro, esatto, insomma, chiunque un pochino conosce la musica, bravissimo Tiziano. Allora, Marighella ci fa sentire Love is the Older, spero di averlo detto bene. Older, yes. Vai. Lord, tell me, rise, I feel you fight. May God a missing message for the passengers. I have seen Lord enough in me heart. Him listening, musician said, what a bomb bomb, love is the order. Music is the vehicle, love is the order. We must be united, yeah, yeah, yeah. 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 At night, walking on the street, I can see the brutality of humanity. And I don't wanna live in all the time of my life like a fight. We're supposed to change the mantra and right now I don't wanna watching anymore. No more bombs from the top by a mediocre unconsciousness. Cause I just wanna love by everything of this world, everyone like a family. Too many money on the wrong way, too many lies to destroy our freedom in the countries. Too many people upon this world that have lost or almost now I'm saying liberation. Too many money on the wrong way, too many lies to destroy our freedom in the countries. Too many wasted resources, too many stuff, yes, are killing our forces. So liberation, 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 liberation. So liberation, 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 liberation. Applauso, anche se sono da solo, non una è il massimo, un ristretta, faccio ma... un applauso, come si fa in gergo, per fare simpaticoni, eccolo qua, un applauso, un applauso. Ne merita molti di più, Marighella, chiaramente, grazie, straordinario, grazie. Davvero, performance. Sì, l'ho un po' riadattata, insomma, per l'emozione, la trasmissione, però va bene, era per farvi sentire un po' come qui suonava. Qui siamo abituati a improvvisare, Marighella. Esatto, non è anch'io, che... anch'io, va bene così. Senti, talent. Poi talent, ci fai, dopo magari ci fai sentire un'altra cosa, se non ti se colgo... Mai. Va bene, va bene, fallo, vediamo, insomma, vediamo. Una cosetta, talent, si fa un gran parlare oggigiorno per i ragazzi, il modo migliore per emergere nel mondo della musica è quello di partecipare a questi programmi. Io ho prima citato il mio amico Mauro Antonelli, che ha fatto una grandissima performance, un enorme abbraccio, a parte che per ci ha fatto ballare a tutti, a tutti, ha fatto ballare J-Ax, a tutti quanti, bravissimo. E a Martina Maggi, ricordo quest'altra ragazza che è andata
Benissimo, e chiaramente ci auguriamo che tanti ragazzi ternani possano emergere nel mondo della musica, talent, non talent, chi se ne importa. Certo. Importante è dare concretezza ai propri sogni e seguire un percorso che non è improvvisato. Ci sono anni di studi dietro, come quelli che ha fatto Marichela. Che cosa pensa Marichela di questa nuova deriva, diciamo così, della musica italiana che sembra un po' doversi piegare alla logica dello show business televisivo? Guarda come te l'ho infiocchettata. Mamma mia, domanda, l'hai detta proprio precisa, precisa in effetti. Allora sì, è proprio infiocchettata, nel senso che oggi è vero, cioè se sei giovane, e giovane significa giovane, quindi tra i 15 e i 20-25 anni, e vuoi provare il mondo della musica, oggi in effetti i talent sono uno strumento molto valido e questo è quanto, ma solo perché in Italia in particolare le, diciamo, poche etichette discografiche affermate a livello internazionale che lavorano in Italia lavorano proprio con i talent show, per cui sì, è sicuramente la vetrina più immediata che può trovare un artista giovane, ripeto giovane, ci tengo a dire giovane perché poi giovane. Poi tanti produttori, tanti diciamo discografici di label anche molto più piccole ti fanno proprio il discorso che superati 30, insomma, sei una mosca bianca se riesci. Io lo so perché sono samurai anche in quello. L'hai appena passati, diciamo. Appena passati, ma questo non si dice. Meno, però sì, non si dice l'età a una donna. Però sì, nel senso, se si è giovani è un ottimo sicuramente trampolino di lancio. Che poi magari bisognerebbe essere, diciamo, accompagnati dalle giuste forze, senza dubbio anche lì un po' funziona così. E io l'ho fatto un talent, quindi non posso dire niente, al di là dello zecchino d'oro. No, ho partecipato a X Factor. Alle selezioni ovviamente non sono passata, ma perché ho litigato con parte della giuria al secondo provino. Che è successo? Raccontaci a questo punto. No, un po' lo posso dire? Certo. Allora, no, io sono andata a Roma, appunto a questi giorni di X Factor, ho passato la prima selezione con DJ Shablo, che è il produttore attuale di Sfera e Basta, non so Sfera se e Basta, parlavamo sì, di trap, lo no? Lo conosco, Sfera e Basta. Io ho avuto la fortuna di avere... Farà il giurato. E ho avuto, diciamo, la fortuna di avere lui come primo giudice nel provino, in cui ci siamo appassionati subito, abbiamo parlato di un sacco di cose, di musica. E al secondo provino, e più o meno parliamo di 6-7 ore dopo, cioè quindi dalla mattina che stavamo lì, io sono andata via, erano quasi le 11 di sera, e i giudici venivano da 3 giorni di provini. Non ne potevano più. No, ma io infatti li capisco, non è quello, cioè nel senso che poi dopo uno ovviamente viva, credo sia molto stressante ricevere mila e mila persone, perché non parliamo di un centinaio di persone, ma di svariate, migliaia, esatto, proprio. Che vengono appunto a fare il provino, magari portando pezzi simili, magari non tutti bravi, magari no, quindi ci sta. Però niente, io ci ho litigato perché quando mi hanno chiesto che pezzo avevo portato, gli ho detto ho portato Amy Winehouse, no Amy Winehouse già l'abbiamo visto, va bene, ho portato Ray Charles, però ci chiede tutti gli stessi pezzi. Non volendo, io ho il caratterino un po'. Non te la sei tenuta. Un po', ho detto vabbè, allora scegliete voi che volete sentire. E da lì siamo partiti subito. Malissimo. Malissimo. E quindi vabbè, però io facevo il talent solo per il discorso che abbiamo fatto inizialmente di impacchettamento, nel senso che come prova, cioè ok, io voglio fare l'artista, ho studiato una vita musica, è quello che voglio fare in un modo o in un altro, che posso fare, le provo tutte. Senti, quindi tra l'altro ti chiedo un Ray Charles? Certo, no. Sì, te lo posso fare un Ray Charles. Con l'ukulele. Anche con l'ukulele. Anche con l'ukulele. Certo. Allora, possiamo chiedere, non sono il prodotto, tanto non è che... Guarda, se mai ci pensate voi alla SIAE non c'è problema. No.
Ah, qui sta, no, guarda, da quel punto di vista siamo regolati. A posto, che ci fa sentire, Marica? No, a libera scelta, da qualsiasi cosa. Dai, a libera scelta mi cogli un po' impreparata, non lo so, io tendenzialmente quando ho questo strumento sulle mani faccio o cose mie, come avete già sentito. No, faccio una cosa tua, dai, faccio una o cosa tua. O qualcosa invece più inerente ai generi che ascolto, che di solito sono tipici della reggae music, mi conoscono a me perché mi piace la reggae music, e quindi non so, o qualcosa del genere o qualcosa di mio, però certo. Facci qualcosa di tuo che magari possiamo anche ritrovare nel prossimo CD, no? Che sì, sarà, faccio Samurai. Una piccola premessa allora, via. Ci sono, diciamo, la maggior parte dei brani nel CD sono appunto elettronici, per cui saranno completamente diversi da quelli che si ascoltano. Chiaro. Ukulele e voce, però sì, qualcosa forse si può fare, vediamo se siamo accordati, eh. Ce n'è una in particolare che so che ha fatto parecchio successo qui a Terni, quindi dai, facciamo quella, via. Vai. Rest the fire inside, keep your fire burning. Rest the fire inside, keep your fire burning, yeah. The first in Lassie Isle, rest the fire. Adesso vieni, rilassati un po', lascia stare Babylon, divertiti un poco, oh, con la musica che ti prende, ti scuote, ti dà respiro e voglia di ballare. I motivi non li so, so solo che mi prende bene dentro quando inizia la festa. Se buona musica ti dico ci sto, mi scelto dentro adesso, zero protesta, cura valida per quelli che riescono a sentire il sole ma si sentono in catene, tu brucia il fuoco che è in te, e ogni giorno lo sai, vittima di questa realtà che non ci molla mai, e ogni giorno che hai lo rendono mortale, quindi scrollati e vedrai. No, non ci sono parole in mimica, lasciati andare, non dovrai più parlare, telepatia, empatica, alchemica, la sinergia che dopo no, non potrai più scordare. Scordare. Rest the fire inside, keep your fire burning, yeah. Rest the fire inside, keep your fire burning, yeah. The first in Lassie Isle, rest the fire. Un po' di sano reggae, già detto. Sai, già sai. Grazie già Marighella. Sai. Grazie a voi ragazzi. È stato veramente un piacere, faccio tanti in bocca al lupo per la carriera, per il futuro, e ricordo Samurai, mi raccomando, intanto vedetevi il video su YouTube del YouTube. Singolo, e poi quando uscirà il CD. Vi terremo aggiornati anche sull'uscita del CD. Keep in touch, come si dice in questi Keep casi, in touch. Facciamo anche i fighi parlando un po' di inglese. Giusto, giusto. Grazie Marighella. Grazie a voi. Grazie. Voi non vi fermate, non cambiate canale, non fermatevi lì, pubblicità e poi torniamo, grazie.